Eccole qua, le campionesse, la famiglia Scalici, la capofamiglia, Clelis con la K, la cugina, chi va di là e chi gioca la prima manche di quota 200? Io vado di là e Martina gioca. Hai capito, la capofamiglia batte il rigore, quello finale, il quinto. E allora prego, piano piano, Clelis, ti vai a sistemare. Marti, lo dico per te, per le amiche e gli amici a casa, 20 secondi. 5 domande, sono 5 sondaggi, punteggio per avvicinarsi intanto ai 200, intanto Clelis là sente la musica fortissima perché non può sentire le domande, perché dovrà dare alle stesse domande altre risposte. Quando mi dici Flavios, sono pronta, io vado. Flavios, sono pronta. Sono pronta, fantastica, la mia prima domanda è fuori dal tempo, quindi andrò lento, non ti faccio perdere istanti. Atmosfera, musica tensiva come dicono quelli bravi, andiamo a giocare per 10.000 euro, 200 punti. Che iniziano da zero e li potresti cominciare a trovare così. Un animale che cammina strusciando il ventre a terra. Serpe. Un nome maschile di 4 lettere. Manto. Un lavoro in cui ci si bagna. Bagnino. Il mese meno scelto per sposarsi. Dicembre. Cosa ti viene in mente se dico Olanda? Tulipani. Fermi col tempo che ce l'ha fatta, brava Martina. Ci giriamo. Il nostro tabellone ipnotico, intanto partiamo da zero per arrivare a quota 200, le domande dei sondaggi, le risposte, le tue, e ci interessa sapere quanto valgono. Un animale che cammina strusciando il ventre a terra, tu hai detto serpe, serpe, vediamo se c'è serpe, serpente, serpe, wow, perché è risposta top, wow. 43, di più non si poteva fare. Un nome maschile di 4 lettere, tu hai detto Anto, c'è Ezio là. E ho sbagliato. Anto, io avevo capito Aldo e andava bene. Ho sbagliato. Anto, a Roma, Anto, Anto. Sì, beh, un sondaggio italiano, non romanesco. Vabbè, hai fatto 43, splittiamo, dai, 20 e qualcosa e 20, siamo in media. Per arrivare a 200, terza domanda, sondaggio che diceva un lavoro in cui ci si bagna. Tu hai detto? Bagnino. Beh, dici la parola stessa. Bagnino, 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 34. Il mese meno scelto per sposarsi. Tu hai detto? Dicembre. 11 dicembre, c'è Natale, le feste, dove vai? Un grande classico, cosa ti viene in mente se ti dico Olanda o l'Olanda? Tu hai detto? Tulipani. Dai, 118, bravissima, puoi tornare dagli Scalici, arriva Clelis. Brava, brava Marti. Brava. È stata bravissima, Clelis, te lo dico o non te lo dico quanto ha fatto? Dimmelo. Oh, tu sei di quei non ti senti... No, mi rincuoro. Ah, ecco, no, perché tu dico, non voglio avere la responsabilità di sapere. No, se è andata bene, sì, così se hai detto che è andata bene... Non troppo, no. Ah. Allora no. Ma scherzo, è stata bellissima, 118 ha fatto. Wow, 118 grande, su 200. Guarda lì là tutti, la catena umana come calci di rigore nel finale di Coppa del Mondo. Questo è lo spirito che ci piace. 25 secondi, se ti dico già detto o senti un suono a sinistro è che la risposta è già stata usata da Martina, o la cambi subito o mi dici passo. Passo e ci torniamo. Okay. 25 secondi, la mia prima domanda non è ansiogena perché il tempo parte dopo, poi devo correre insieme a te per aiutarti. Quando mi dici vai, sono pronta come vuoi tu, io vado. Vai. E si gioca per 10.000 euro, un animale che cammina strusciando il ventre a terra. Serpente, già detta. Vipera. Vipera. Un nome maschile a 4 lettere. Luca. Un lavoro in cui ci si bagna. Bagnino. Già detto. Istruttore di nuoto. Il mese meno scelto per sposarsi. Dicembre. Già detta. Marzo. Cosa ti viene in mente se dico Olanda? Mulini. Sì. Ci giriamo con la capofamiglia, con Clelis. Totale 118 per ora, con le risposte di Martina. Adesso andiamo a vedere le tue risposte. Mi hai detto anche tu all'inizio serpente, io ti ho dovuto dire già detto, tu hai cambiato con vipera, adesso io non lo so se sta, non mi voglio, come dire, sostituire a nessun etologo,
nella macro categoria serpenti e non c'è vipera, non c'è. Allora, poi però vedi, lo zero ce l'ha pure Martina, che nome di quattro lettere invece di Rezio ha detto Mancoaldo, Anto. Anto. Neanche lei ha detto Rezio. Tu hai detto, che hai detto? Luca. Luca, Vale. Wow, 150. Ragazzi, mancano 50 punti per vincere 10.000 euro con tre risposte. Cioè, non è che... Cosa hai detto? Un lavoro in cui ci si bagna? Istruttore di nuoto. Istruttore di nuoto. Già ti posso dire che con la coda dell'occhio l'avevo vista tra le risposte. Bagnino era top, 34. Istruttore di nuoto. Ovvio che se non si bagna lui. Sì, 171. Il mese meno scelto per sposarsi? Marzo. Perché piove sempre? Piove, marzo pazzerello, poi sposa fortuna lì bagnato e via andare di proverbi. Vediamo marzo. Marzo non è top, però magari ci porta, oh, basterebbe che ci desse una cosetta. Marzo, però una cosetta, un po' troppo cosetta. Allora, calma. 26 punti. Da 174 a 200 sono 26 punti. Su questo, se ti dico Olanda, cosa ti viene in mente? Tulipani era risposta top e l'ha trovata Martina. Tu hai detto mulini, poeticissimo, i mulini olandesi. Se ci sono e quanto valgono, ci diranno se siamo solo felici di avervi come campioni da stasera, oppure anche che festeggiamo 10.000 euro con i mulini a vento. Cosa ti viene in mente se dico Olanda, tu dici mulini? Vale 26 questa risposta? Sì! Fantastico! 202! Bravissimi! Famiglia Scalici vince 10.000 euro al primo tentativo, mulini a vento! È saltato tutto? Puoi andare anche di là, potete venire voi di qua, come vi pare, è casa vostra, prego, gli Scalici!